Ieri allo stadio Benelli si è giocata la gara tra il Ravenna e Lumezzane, valida per la 13ª giornata di Lega Pro Prima Divisione. Il Ravenna riesce a far bottino pieno nel doppio turno interno, riuscendo a superare il Lumezzane per 2-1, con reti di Caturano e Chianese sul rigore. Soffrendo, i ragazzi di Rossi portano a casa un successo prezioso, che permette loro di allontanare l'ultimo posto in classifica. Vittoria che ci dà molti punti, perché in questo momento è una squadra che sta viaggiando ad una media di 1,40 partita e mi sembra un ottimo cammino. Era una partita su cui avevamo puntato, infatti anche le scelte di mercoledì erano dettate in questo senso. Sarebbe troppo facile dire che oggi abbiamo ragione, però va bene lo stesso. È stata una partita dove secondo me Lumezzane poteva tranquillamente uscire con dei punti. Per quello che ha fatto vedere, sicuramente alcune situazioni ce l'hanno impedite. Prima, in ogni caso, prima sempre magari alcuni nostri demeriti, che da quello bisogna sempre partire per essere credibile, conservare credibilità nel lavoro che si fa, e poi per altre situazioni che non siamo particolarmente responsabili. Però è una squadra che ha cercato di poter almeno pervenire il pareggio dopo che c'era già riuscita magari nella prima frazione subito dopo il loro gol, e il secondo gol ci ha un po' tagliato secondo me le gambe moralmente, perché da lì in poi ci siamo un po' innervositi, perché non riuscivamo a capire questa situazione, come era potuta nascere, eccetera.